Le notizie del TG Ora. Fu un Natale dantese, boss del clan Ascione papale, a ordinare l'omicidio di Salvatore Scognamiglio, pusher di via Cegnacolo, ucciso il 1 ottobre del 2008. Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione della Corte d'Assise del Tribunale di Napoli, che nel pomeriggio di ieri hanno condannato all'ergastolo il capoclan di via Canalone. Dantese, attualmente recluso al regime di carcere duro, è considerato uno dei protagonisti della faida di Ercolano, ha pagato con la condanna al carcere a vita. Le durissime accuse mosse nei suoi confronti dal pentito Giuseppe Capasso, ex fedelissimo del boss dei Bottone. Capasso, nei verbali resi all'antimafia, ha confessato di aver ucciso Scognamiglio su ordine di Dantese. Per questo delitto il sicario pentito del clan Ascione è già stato condannato a 12 anni di reclusione con il beneficio delle attenuanti concessi ai collaboratori di giustizia. Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato sui binari dagli operai di una ditta di manutenzione a Casoria, sulla linea ferroviaria che collega Napoli con Formia. Secondo quanto si è appreso, il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e al momento non è stato reso ancora noto il sesso. Addosso aveva una tuta da ginnastica. Sul fatto indagano gli agenti del compartimento di polizia ferroviaria di Napoli. Boom di prescrizioni, aumento di condotte illegali da parte di minori anche in età non imputabile, calo delle intercettazioni. Sono questi i dati offerti dall'analisi della criminalità del distretto da parte del presidente di Corte d'Appello di Napoli, De Carolis. Nel suo discorso introduttivo all'inaugurazione dell'anno giudiziario che si è svolto a Castel Capuano, si registra un alto numero di procedimenti penali conclusi con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che per le sezioni ordinarie della Corte d'Appello superano il 39% dei procedimenti complessivamente definiti. Le statistiche poi del Tribunale dei Minori indicano il 13 procedimenti iscritti per omicidio, 34 per estorsioni, 10 per associazione camorristica e ben 405 per reati collegati allo spaccio di droga. Due persone, durante il discorso del rappresentante del Ministero della Giustizia, si sono alzate e di spalle hanno mostrato un cartello con la scritta «La giustizia è morta». La nostra professione è stata svenduta, lamentano, abbiamo una laurea e ci ritroviamo a lavorare con gente non qualificata. La notte scorsa è andata distrutta l'auto del sindaco di Eboli nel Salernitano, Massimo Carriello, la vettura che è quasi totalmente incendiata, era parcheggiata sotto l'abitazione del primo cittadino. Le fiamme hanno danneggiato anche altre tre vetture che sostavano nelle vicinanze. Ancora in corso d'accertamento le cause dell'incendio. I carabinieri non escludono cause accidentali, ma ritengono meno probabili rispetto alla natura dolosa delle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sul luogo dell'incendio non sono state rinvenute taniche di benzina. In ogni caso, i militari della compagnia di Eboli che conducono le indagini eseguiranno i rilievi sulla carrozzeria proprio per verificare l'eventuale presenza di liquido infiammabile. Ed i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Sant'Angelo a Bellizzi, frazione del capoluogo Campano, per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un'abitazione del posto. Le fiamme sono state spente e messa in sicurezza l'intera struttura. La famiglia residente, composta di 4 persone, di cui 3 bambini, è riuscita a mettersi in salvo ed oltre al grande spavento non hanno subito conseguenze. In manette 2 persone per una lite legata ad un diverbio stradale. È accaduto nel Salernitano, a Sala Consilina, sulla statale 19. I 2 arrestati, il padre, già noto alle forze dell'ordine, e il figlio, hanno picchiato un automobilista per una lite stradale. A quanto riferito dai carabinieri, aveva segnalato ai 2 di aver i retro fendinebbia accesi e senza filtri. Dopo aver colpito l'uomo in volto, che ha riportato ferite guaribili in 20 giorni, i 2 aggressori sono fuggiti. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina sono però riusciti in poco tempo a rintracciarli e ad arrestarli per il reato di concorso in gravi lesioni. Bene, è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appuntamento tra un'ora circa. A più tardi.